Misteri celati, nascosti, dietro il controverso caso del mostro di Firenze. Un nuovo tassello che ci riporta direttamente indietro nel tempo a quel periodo buio per l'Italia dei primi anni 90 e a quando Pietro Pacciani, il compagno di merende, non era ancora stato indagato sui delitti delle coppiette. Ecco che spunta una lettera anonima, mai pubblicata, e datata novembre 1991, indirizzata a Pietro Fioravanti, avvocato di Pacciani. Una lettera mai uscita, mai resa nota, ritrovata negli archivi dal giornalista Paolo Cochi. Questo anonimo nell'ottobre 91 scrive all'avvocato Fioravanti, che è l'avvocato di Pacciani, e al quotidiano La Nazione. È un anonimo premonitore perché parla di invecchiamento, lui si definisce esperto di invecchiamento dei metalli e parla già di stare attento all'orto del Pacciani, della casa del Pacciani. Parla già di interramento, quindi di un oggetto che lui dice pistola, però poi gli inquirenti ritrovarono un bossolo, e parla di appunto invecchiamento, interramento, quindi questo avviene molto molto prima, insomma, della maxi perquisizione. Addirittura Pacciani non era ancora formalmente indagato per i delitti del mostro. E poi parla anche del DNA sul fazzoletto, quello ritrovato ai Scopeti. Parla del DNA, di fare il confronto con Pacciani, perché su quel fazzoletto non ci sarebbe il DNA di Pacciani. È una lettera che ho rinvenuto negli atti processuali, ovviamente, dell'avvocato Bevacqua.